Ciao a tutti, andiamo a fare la marmellata di fragole. Vediamo insieme tutti i passaggi per fare della ottima marmellata. Bene, ho preparato 2 chili di fragole, le ho lavate, eccole qua, le ho fatte scolare. Queste sono fragole che ho preso da un contadino, quindi bio, o almeno spero. Se avete le vostre, ancora meglio. Ok, adesso le taglio non a pezzetti piccolissimi, se sono grandi. Ecco, in questo modo, così altrimenti a metà anche, tanto la fragola poi è morbidissima quando diventa morbidissima quando è in cottura. Allora, su 2 chili io metterò 1 chilo di zucchero. Ci metterò anche il succo di un limone. Se volete ci sta bene anche un po' di vanillina, oppure una bacca di vaniglia mentre sta in cottura. Ma va bene anche senza niente, perché è talmente profumata la marmellata di fragole che non servirebbe niente. Una volta tagliate tutte le fragole, messo tutto lo zucchero, e adesso qui continuo a tagliarle. Le lascio a macerare 15 minuti, 20 minuti, non di più, e poi sul fornello. Dovrebbe cuocere in 1 ora, pressappoco. Nel frattempo mi sterilizzo i vasetti in acqua bollente, vasetti e tappia, 2-3 minuti dentro l'acqua bollente. A metà cottura io passo anche il mixer di immersione, ma pochino, per tritare un pochino, ma non serve. Una volta passato il tempo si mette direttamente nei barattoli, subito, come spegnete il gas, subito nei barattoli sterilizzati. Stringiamo il barattolo, io sto usando i coperchi clip e clap che mi garantiscono di più. E poi giriamo. Capovolgiamo il barattolo, così si crea il vuoto che mi garantisce la marmellata, anche se a me non dura tanto, crostate e biscotti, però così potete mantenerla anche fino a 1 anno, non di più, però, mi raccomando, perché non ci sono conservanti, quindi attenzione. E ora la lasciamo raffreddare. Allora, se la volete un pochino più densa, in commercio trovate degli addensanti, anche naturali, ma io la preferisco così, anche se mi rimane un pochino morbida, non importa, l'importante è che è totalmente bio, fragole e zucchero. È buonissima, l'ho già assaggiata, eccola qua, pronta per le nostre crostate e per i nostri biscottini di pasta frolla. Bene, vi consiglio di farla perché è un procedimento facilissimo e non è, se mettete la frutta di stagione, voglio dire, non vi costa nemmeno tanto se l'andate a comprare, quella bio costa tanto, costa tantissimo, così ci costa molto meno ed è tutta naturale. Bene amici, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.